So what I'm building are towers of earth on top of the boulders of Puglia. Quello che lei sta costruendo sono delle colonne di mattoni fatti di terra sulle pietre dell'Alta Murgia. These towers will appear on the rocks, slightly like a small model version of a city with towers emerging. E questi moduli costruiti si verranno trovate ai limiti delle rocce della Puglia e verranno a creare come un contesto cittadino, come uno skyline di una città. But these towers, because they're made of earth, are man-made things on the environment, and because of the rain, etc., they will slowly, over the next few days or weeks, they will go back into dust and back into the land. And what I'm really saying is that man makes its impact on nature, but that nature always wins in the end. Quello che sostanzialmente dice il mio lavoro è che quello che comparirà saranno queste costruzioni appunto ai confini con le rocce, che però in un tempo di alcuni giorni o poche settimane verranno a distruggersi, a trasformarsi in terra. E quindi sostanzialmente il mio messaggio è quello che l'uomo sì può avere un impatto sulla natura, ma la natura alla fine distruggerà e cancellerà l'impatto che l'uomo ha avuto riassorbendolo. Chiede di fermarsi e di pensare a tutti quelli che sono i diversi concetti tipici delle land art, che sono l'entropia, la caducità, la brevità della vita. Quindi questa è l'opera amica Eleanor Greer, sono un artista molto molto giovane, anche lei 24enne, un architetto che sta perfezionando ed ultimando un master presso Cambridge, sempre in architettura. Partirei infatti proprio da questo concetto biografico per spiegarvi un po' quella che è stata la suggestione personale. Ricorderete un po' tutto il Grand Tour. A me ha fatto pensare che Eleanor forse un po'. Il Land Art Festival che ho proposto sul tema l'acqua che scava la pietra è il progetto La Furia, che è la costruzione di un Kalashnikov di pietra, di una scultura di pietra con la pietra del posto. E appunto l'oggetto verrà messo in un bosco dentro la natura e farà i conti l'incessante lavoro del tempo e degli agenti atmosferici, della natura, bla bla bla. Inizialmente avevo pensato di fare la scultura in pietra calcarea, che è un materiale che conosco. Ed ero convinto di trovarlo da queste parti. In realtà mi sono accorto una volta arrivato qui che non c'era, quindi ho dovuto ripiegare su un'altra materia trovata qui, che è il tufo, che però mi ha dato la possibilità di mi dà la possibilità di avere a che fare con un materiale ancora più delicato e più soggetto a deterioramento. In più la decisione di fare il Kalashnikov di pietra per me è come un auspicio, un desiderio di sublimazione di un oggetto del terrore, un oggetto molto efficace che ha contraddistinto un'epoca dell'essere umano, una grossissima fetta di tempo, un'arma super efficace, economica e che non si inceppa mai in nessuna delle condizioni meteorologiche, sia in nessuna parte del mondo. In Siberia che in Africa funziona sempre sott'acqua, perché è proprio un pezzo di ferro e un pezzo di legno che vanno proprio, che è una meraviglia. Quindi comunque un essere umano che ha creato quest'arma e che ha fatto talmente tanti danni, diciamo, utilizza una serie di media per le sue opere, soprattutto la scultura. In questo caso Fabrizio ha dovuto fare i conti con il tufo, che è una pietra calcarea.
immaginario che trovarlo qui, in questo modo, scolpito in questa maniera, disarmato, perché in realtà... Allora, il mio progetto si intitola Inserts e praticamente prevede di fare degli stampi su parti naturali del posto, che possono essere pietre, radici o tronchi d'albero, e quindi poi dalla gomma trarne delle copie. Di queste copie andrò appunto a farne più pezzi, e andranno fatti senza il controstampo, ossia senza la parte rigida esterna, in modo che rimanga la texture dell'oggetto che appunto vado a copiare, però allo stesso tempo cambi forma, perché la forma si presenterà abbastanza casuale, tipo flush. Con il tema si lega perché appunto il tema è l'acqua che scava la pietra, che in qualche modo vuol dire persevera, che riesci anche a superare gli obiettivi più difficili. E io appunto per questo tema mi sono rifatto gli artisti che sempre nel corso degli anni hanno cercato di raggiungere la perfezione della natura, ma in qualche modo non ci sono mai riusciti, però approdando su altre strade, come ad esempio l'arte contemporanea. Quindi in questo caso io, l'artista, tento di replicare la natura, però appunto non riesco a fare delle copie perfette, ma riesco a fare appunto un'opera d'arte. Installazione di land art performativa che si chiama Terra mia, io sono tua. Io e Grace lavoriamo insieme perché siamo accomunate da un principio fondamentale, che è il pensiero che l'arte debba cambiare il mondo. I politici non lo fanno e quindi ci prendiamo la responsabilità noi come artisti di non solo denunciare quali sono i problemi, ma anche cercare proprio di proporre soluzioni. L'opera che stiamo presentando non solo parla di ecologia e di inquinamento, ma racconta anche un pensiero, quindi come si può fare a risolvere la gravissima crisi ecologica che viviamo in tutto il mondo, ma in particolare in Puglia e nel Salento. Quindi la nostra opera è profondamente legata alla terra in cui la stiamo creando. A causa di una gestione scellerata delle industrie, a causa di rifiuti interrati illegalmente, rifiuti tossici, la popolazione pugliese si sta ammalando di cancro a dei ritmi vertiginosi e noi amiamo molto questa terra, amiamo molto la natura in generale, sappiamo chiaramente che siamo natura, cioè il nostro corpo è terra, le nostre gambe sono radici, è una consapevolezza che io e Grace abbiamo molto chiara. E per questo motivo abbiamo deciso di creare quest'opera che propone una fitodepurazione. Cioè noi pensiamo che il cambiamento è possibile in Puglia perché la depurazione. Il cambiamento è possibile perché la bonifica è possibile. È assolutamente possibile utilizzare le magnifiche risorse della natura per curare i danni che noi alla natura abbiamo fatto. In particolare stiamo studiando io e Grace da tempo come si può utilizzare la canapa, che è la pianta che ho qui in mano, come si può utilizzare la canapa per bonificare i terreni e le acque. Questi sono dei germogli di canapa, esistono da semplicemente 4 giorni, quindi nel giro di 4 giorni già abbiamo le prime foglie, è una pianta estremamente robusta che cresce molto velocemente, siamo partite dai semi, le abbiamo bagnati, messi su questo cotone e abbiamo una distesa enorme di minuscole piantine di canapa. La canapa praticamente assorbe dal terreno la diossina
con il nostro progetto stiamo proprio sfruttando questa proprietà di questa pianta. Abbiamo scelto una specchia qui nel bosco di Mesola, una specchia è una costruzione preistorica, e l'abbiamo trasformata, perché era abbastanza, diciamo, arrotondata dai millenni, l'abbiamo trasformata alzandola con una struttura di legno, per cui alla fine la specchia è diventata alta 5 metri, creando questo vertice di legno su cui noi andremo a posare tutta una struttura di legni più piccoli, una copertura di cartapesta e quindi terriccio e quindi ancora sopra le migliaia di piantine di canapa che stiamo germogliando proprio in questi giorni. E la specchia, che è una, diciamo, struttura caratteristica di questo territorio, diventa quindi una vera e propria opera fitodepurante. La terra verrà depurata dalle radici della canapa, l'acqua piovana che scenderà ovviamente su questa struttura verrà purificata e quindi il terreno circostante sarà di nuovo, diciamo, pulito. La struttura in sé è estremamente complessa, ci sono tantissimi livelli di lettura, per cui appunto c'è questo primo livello della specchia, una tradizione comunque di legame profondo e anche positivo tra l'essere umano e la natura a cui noi ci stiamo richiamando. Poi ci sono livelli di lettura anche più contemporanei, per cui la specchia viene trasformata in un enorme burka, perché la struttura che noi abbiamo creato con questo legno proprio è un vero e proprio burka di frasche, con una parte frontale esattamente fatta come il burka che sta indossando Grace, quindi una apertura attraverso cui guardare il mondo. Noi prendiamo il burka e da simbolo problematico ce ne riappropriamo e lo trasformiamo in simbolo positivo, da simbolo di estrema sottomissione lo trasformiamo invece in simbolo di rinascita, tant'è che lo faremo tutto germogliare di piante. E che altro dire? Abbiamo trasformato la specchia creando proprio un camminamento sinusoidale, si può dire, che permetterà alle persone che verranno a vedere la nostra installazione di salire in cima alla specchia e entrare dentro alla specchia stessa, entrare dentro a questa struttura che abbiamo creato. Avranno l'esperienza di guardare fuori da una visiera esagonale, che è la forma tradizionale di burka, guardare fuori intorno a sé, seguendo un certo punto di vista che noi stiamo creando, e soprattutto avranno l'esperienza di sentire la terra crescere sulla propria pelle, sentire le piante crescere nella propria carne, letteralmente, perché la struttura comunque nella parte più alta è molto vicina al corpo. E per questo si chiama Terra mia, io sono tua. Vogliamo cercare di permettere alle persone di vivere un'esperienza che per me e Grace è all'ordine del giorno, il fatto proprio di sentirci appunto parte della natura e parte della terra, sperando quindi che questo permetta a tutti i visitatori di acquisire una consapevolezza e anche un affetto, un'affettività verso il mondo che poi li porterà a fare delle scelte forse differenti, insomma. Grazie.
abbiamo sempre immaginato e pensato di fare dei, diciamo, del tema dell'acqua, un tema identitario attraverso l'arte, e ci stiamo cominciando a riuscire, anzi grazie a voi ci siamo riusciti. Ah, yeah.